Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege. In questo video che è un pezzo di una live che ho fatto su Twitch, siccome è stata una bella partita ho deciso di riportarla anche qui su YouTube. Anche perché in questa partita, diciamo, sono state anche la prima kill con il C4, mi pare, è stata la mia prima kill con il C4, un paio di azioni veramente avvincenti. L'unico piccolo difetto è che, siccome ero tornato dalla pausa della live, non ho riattivato il microfono. Siccome su Twitch è il deserto del Sahara, sì e no, ci sono uno o due spettatori, nessuno mi ha detto che non avevo il microfono, quindi non c'è la mia voce, ma comunque non vi perdete nulla perché praticamente sono stato per il 95% del tempo in silenzio. Quindi vi lascio alla visione del video e buon divertimento. Mancano 10 secondi. 5 secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Riesci ad accogliermi? Fortificato! Ultimo nemico rimasto. Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà. Squadra d'attacco eliminata. Missione completata. Il disinnescatore è stato recuperato. Dovete localizzare e disinnescare una bomba. Cambio caricatore. Ci muoviamo con attenzione. Ricarico! Danni dell'esplosione! Siamo noi. Non hai
più il disinnescatore. Resta solo un operatore d'attacco. Rimasto. Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti. Difendete l'area e proteggete le bombe. La posizione di una bomba è compromessa. Il muro è in sicurezza! Le granate ormai non sono più un problema. Ancora 10 secondi. Mancano 5 secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Attivo il sensore. Piazzo la DS. La DS è attivo in posizione. Attivazione telecamera. Se rimani in questa zona, il nemico. Missione fallita. Difensori uccisi. Abbiamo il disinnescatore. Procedere e disinnescare la bomba. Carica da irruzione attiva. Disinnesco bomba avviato, proteggete il disinnescatore. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori.